Il programma è offerto da Tecnocampus. Giovedì 7 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus. E cominciamo a vedere subito quali sono i fatti in primo piano, visto che ancora ci sono tante difficoltà, è passata, già abbiamo visto ieri che comunque è passata la legittima difesa, adesso però rimane ancora il nodo TAV, nonostante il Consiglio dei Ministri questa notte si sia protratto fino oltre le 2, ancora non si è arrivati a un punto di incontro. Il limite che ha fissato il Premier Conte venerdì adesso non rimane altro da fare che attendere. Ma cominciamo a vedere subito i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali e apriamo questa rassegna stampa col Corriere della Sera. Infatti vediamo che si parla proprio di TAV, ultimatum di Salvini. Difesa sempre legittima, l'ok della Camera, strappo di 25 deputati del Movimento 5 Stelle. E infatti c'è stato proprio un ultimatum del leader leghista e vice premier Matteo Salvini. Sulla TAV o vota il Parlamento o si farà un referendum, ma nei 5 Stelle c'è chi evoca la crisi e l'Unione Europea avverte, perderete 800 milioni, questo mentre ieri la Lega ha portato a casa un provvedimento dei suoi, la legittima difesa, la legge è passata alla Camera, ora dovrà ottenere l'ok anche dal Senato. Ma il passaggio a Montecitorio di ieri non è stato indolore, 25 pentastellati hanno votato contro e sempre ieri ha debuttato il reddito di cittadinanza, presentate le prime 44.000 domande, insomma. Tutto quel caos che si attendeva ieri nei CAF o comunque negli uffici postali per la presentazione delle domande relative proprio al reddito di cittadinanza assolutamente non ci sono state, anzi è stato tutto piuttosto scaglionato e ordinato, ma vedremo nei prossimi giorni che cosa arriverà. Sappiamo anche che gli italiani tendenzialmente sono coloro che si riducono sempre all'ultimo momento. In questo caso penso che però ci sia stato qualcosa di ben diverso e soprattutto gli italiani proprio in termini di reddito di cittadinanza credo che non arriveranno ai minimi termini. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Vediamo, si parla di economia e società, lo sviluppo che crea insicurezza. Infatti quando venni in questa via dove oggi è il mio studio, in un quartiere semicentrale di Roma, a parlare Ernesto Galli della Loggia, nel giro di 100 metri c'erano un bar, un tabaccaio, una tintoria, un negozio di alimentari e una trattoria. Poco più lontano, diciamo in un raggio al massimo di 500 metri, un edicolo di giornali, un barbiere, un idraulico, pochissimo oltre un ufficio postale. Oggi tutti questi luoghi, pensate un po', sono scomparsi, cancellati o adibiti a usi assai diversi. Sopravvivono solo il tabaccaio, la trattoria e il bar. Ma anche quest'ultimo non se la passa troppo bene. Infatti, a causa dell'aumento dell'affitto del locale e della sua gestione familiare, che non gli consente di tenere aperto dopo le 8 di sera, è stato costretto a ridurre tantissimo il lavoro e di conseguenza si arriverà ben presto, molto presumibilmente, a una chiusura. E questa è una versione che si verifica un po' in tutte le città, pensiamo a Caserta, tanti sono i negozi che nell'ultimo periodo hanno chiuso i battenti, lasciando davvero in molti momenti della giornata uno spettacolo quasi spettrale. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano, l'intervista con Renzi, sarò leale con Zingaretti, ho distrutto io i 5 Stelle, è questo che dice appunto l'ex segretario del PD. Ed ancora l'appello del Carroccio, attenzione, a scuola i bimbi non vaccinati, ma nel governo arrivano due linee diverse. Infatti il vice premier Salvini ha proposto, anzi ha chiesto e invocato che i bambini fino a 6 anni di età, nonostante l'assenza della vaccinazione, potessero andare a scuola
perché secondo lui altrimenti ci sarebbe stata una sorta di disuguaglianza. Questo ha creato varie fratture sia all'interno del governo sia all'interno delle regioni, ma anche questo lo vedremo nel corso della giornata. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Il nuovo capo di Goldman Sachs cambia dress code. Svolta nella banca d'affari, si va al lavoro, pensate un po', con i jeans. La rivoluzione di Goldman Sachs, la banca d'affari più blasonata d'America, ribalta gli schemi, almeno nel look. Via abito scuro e cravatta, ok a jeans e maglietta, alla svolta arriva il nuovo capo David Salomon, bravo, guardate un po' nella foto, proprio alla console. Insomma, una rivoluzione in termini di abbigliamento, ma si augurano in tanti non di affidabilità, anche perché, come dice il detto, l'abito non fa il monaco e molto probabilmente oggi l'abbigliamento casual è quello che rimane il più acclarato, anche perché è quello che probabilmente dà maggiore fiducia. Un tempo invece era l'abito scuro, la cravatta, che rendevano tutti più non simpatici ma soprattutto affidabili. Ovviamente oggi non è più così, anzi si diffida molto spesso da chi indossa cravatta e giacca. Però questo è tutto da vedere. Continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano e vediamo che nella parte alta della pagina troviamo il povero Calenda che chiede il TFR a Di Maio, respinto, bocciato dalla Ragioneria dello Stato, perché non ne ha alcun diritto. E infatti, finito l'incarico, l'ex ministro dello sviluppo ha provato a ottenere il trattamento di fine rapporto per una legislatura al governo, ossia circa 40.000 euro, ma l'assegno è solo per i parlamentari. Li vediamo nell'articolo di apertura, un vertice fiume, Di Maio e i tecnici sul no, il leghista col sottosegretario condannato e TAV e governo arriva alla resa dei conti. Salvini arriva col bancarottiere e infatti con i leghisti anche Coppola, che si dissociò dall'analisi costi-benefici ma scrisse 6 paginette senza smentire gli altri. Si tratta a oltranza sul maxi spreco. Ed ancora vediamo l'acciaio contro i poveri, reddito, primo giorno senza guai, a quanto pare vescovi però a parte che reclamano. Ed ancora sui beni culturali, musei, scadono i super direttori. E adesso cosa farà Bonisoli? Anche, ricordiamo che anche il museo, il grande monumento della nostra città, la Reggia di Caserta, attualmente è ancora senza un direttore e abbiamo già visto che i primi risultati sono quelli di una scarsa affluenza. Ma continuiamo a vedere quali sono le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo ora sul Libero. Fannulloni senza rimedio, li chiama così, per non rischiare di lavorare rifiutano il reddito dei grillini. Per ora meno richieste del previsto, però c'è quella di un ex brigatista, l'obbligo di svolgere 16 ore settimanali di servizio o la paura di controlli o ricevere offerte fuori sede, a quanto pare, secondo questa testata, frenano proprio le domande. Quindi, secondo Libero, sarebbero queste le ragioni per cui non c'è stato quell'afflusso notevole di persone che tanto si era atteso e, a quanto pare, forse le persone, per la paura dei controlli, rifiutano di presentare proprio una domanda che gli potrebbe far svoltare la vita, prima con un reddito di cittadinanza, poi con un lavoro. E ancora vediamo le altre notizie, vediamo che si parla anche su questa testata di legittima difesa, il primo sia la legge difesa, questo è quello che è stato dichiarato, sempre legittima, l'offesa invece è assolutamente illegittima. La norma gli fa ribrezzo, ma Di Maio spara a salve e queste sono le due visioni di questa legittima difesa che tanto ancora fa discutere. E ancora vediamo le dimissioni, Toninelli tentenna, poi si placa, me ne vado, resto, dice appunto Toninelli. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, vediamo notizie senza fine. Una 38enne finisce in coma e per quale ragione? Per rifarsi il sedere, così lo definisce appunto il quotidiano Libero, si è rovinata il cuore. Ovviamente tutto può essere opinabile, tutto può essere fatto oppure no, l'importante è prestare attenzione alla propria salute. Quello che però accade nel quotidiano è che ci sono degli imprevisti, quindi alla fine il titolo val pure il gioco, però probabilmente la situazione bisognerebbe valutarla nei minimi particolari. E ancora vediamo quali sono le notizie in primo piano. Mediaset licenzia chi ha umiliato Fogli. Saggia scelta all'Isola dei Famosi. Adesso non ne parliamo, ma sicuramente sapete di che cosa stiamo annunciando
insomma, che cosa è accaduto all'Isola dei Famosi, però quello che ci riguarda più da vicino è andare oltre questa TV che fa sempre più ribrezzo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo su Il Tempo. Acea dona alla Raggi un tesoretto. Guadagni boom della multi-utility, pensate un po', più 50%. Alla sindaca 77 milioni di euro non previsti. Donnarumma chiude il migliore bilancio di sempre e riesce a lenire così le ferite Ama e Ata, che intanto vediamo nella parte alta della pagina. Sport, l'arbitro fa fuori la Roma dalla Coppa, giallorossi eliminati in Champions dal Porto grazie ad un rigore inventato e finisce così 3-1 ed è subito polemica ovviamente. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, vertice Fiume per non decidere sulla TAV, perché come detto in apertura di rassegna stampa ancora non si è arrivati a nulla e infatti sulla TAV siamo ancora in alto mare. E Il Giornale invece parla della beffa di Cittadinanza, immigrati, Rom, ex BR in fila per il reddito. Partono le richieste per il sussidio ed è boom di stranieri, TAV vertice decisivo, governo spaccato e OCSE, Italia in recessione, pensate un po', per tutto l'anno. Ed ancora vediamo nella colonna di sinistra il medico e le donne di Matteo. E infatti si domanda proprio Sallusti che sta succedendo a Matteo Salvini. Capisco la frenesia di voler allargare ancora di più il consenso, addentrandosi per conquistare qualche voto in più in terreni storicamente nemici o almeno quelli della Lega, che non sono né il variegato mondo femminista posta a 68 e neppure i negazionisti scientifici, mix di ignoranti. Però la realtà è che comunque Salvini si sta veramente offrendo un po' da tutti i lati. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, l'esempio dell'ex campione argentino, la lezione di Batigol al figlio: non ti mantengo, vai a lavorare. E questa mi pare una buona azione. E ancora Zigaretti dilania già i 5 Stelle, Toninelli infatti autodimesso. E la svolta sulla sicurezza, i grillini scappano, Forza Italia salva la legittima difesa. E infine cantante umiliato, fuori gli autori, caso Fogli, Mediaset caccia ai vertici dell'Isola dei Famosi. Ed infine nella parte bassa della pagina, dal lavoro ai social, l'ira che ha anche lati positivi secondo questo articolo di Piede. Instabile, sdraiata, tutti i volti della rabbia. E infine nella parte più bassa vediamo due brevi: Wall Street cambia abito, Gordon Gekko è scravattato e poi senza battesimo Einstein è quella lettera che lo salva dall'inferno. E insomma questi sono i principali fatti nella prima parte di questa mattinata. Vi lascio qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, continuiamo dopo con le prime pagine dei notiziari. Took a pill in your bed to show a Fiji I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on the stage singing, stuck up on the stage singing. Yeah, I know I sang songs, I sang songs. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta.
Tecnocampus, la soluzione al centro. E continuiamo questa rassegna stampa andando a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci spostiamo ora sulla Repubblica e vediamo come apre questa mattina NITAV. E infatti c'è ancora questa mezza risposta proprio sulla TAV. Si farà, non si farà, ancora tutto in divenire. Di Maio ribadisce il no al progetto, mentre Salvini insiste per il sì. Conte prova ancora a mediare, ma adesso il governo trema. Prove di nuova maggioranza alla Camera, la legittima difesa passa con i voti del centrodestra, mentre i grillini si spaccano. E ancora vediamo quel tabù lungo 57 chilometri a rappresentare. Proprio questo, oltre a rappresentare un tabù vero e proprio per il nostro governo, che si trova sempre più in difficoltà e ancora non riesce a trovare una soluzione. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, reddito di cittadinanza, il primo record di richieste tocca, pensate un po', alla Lombardia. E sui vaccini, lasciamo in classe i bambini non in regola, ma la ministra frena Salvini. Ovviamente parliamo della ministra Grillo, la ministra alla sanità. E ancora vediamo, la Lega ha un problema con le donne, questo viene raccontato proprio su questa pagina. Ancora un'intervista a Pisapia, io con il PD di Zingaretti, basta con chi vuole soltanto dividerci. E infine nella parte più bassa, la sinistra e l'Albatros. E infine vediamo un reportage fatto proprio da Repubblica nella terra proibita dei Rohingya, ora colpiti cristiani ed anche buddisti. E ancora continuiamo a sfogliare queste prime pagine proprio in questo 7 marzo, ci spostiamo sul Messaggero, reddito card solo per la spesa, da oggi infatti le domande al via, rischio caos a Poste e CAF, solo uno su tre dovrà cercare lavoro, statale intervista alla Buongiorno, impegno a sostituire tutti i prepensionati con quota 100. E infatti è questo che è stato fatto, ieri è partito proprio la richiesta del reddito di cittadinanza, ovviamente tante le domande sono state presentate, ma ovviamente non nel caos che si attendeva. E continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, adesso andiamo a vedere il Mattino e vediamo nella parte alta della pagina, si parla di un vero e proprio caso letterario, Eterno Simenon, 30 anni dopo la morte, Maigret da record, è ancora questa una realtà indiscussa. E il ritorno al cinema di Enzo Dalò, La mia gabbianella, antidoto all'egoismo di oggi. E anche questo è un punto a favore del cinema, quando riesce a raccontare la vita fatta ovviamente senza quei limiti che sono rappresentati dall'egoismo che ognuno di noi porta con sé, è inevitabile, però molto spesso riusciamo veramente a venirne fuori e forse questo dovrebbe essere il nostro primo obiettivo, riuscire a comprendere quello che vogliamo nella vita, cosa vogliamo fare della vita e soprattutto come emergere al di là dei nostri egoismi. E ancora vediamo un riconoscimento a una chef tutta casertana, la chef marziale diventa ora una Barbie, dice, ma da bambina io amavo Batman. E ancora nella parte centrale della pagina, TAV, il governo nel tunnel, l'Italia rischia, pensate, 800 milioni. Vertice nella notte, tensione tra i 5 Stelle e Salvini, sarà un sì o un no, niente, forse. Intanto pronta la lettera dell'Unione Europea sui fondi da restituire, ok alla legittima difesa, però senza 25 grillini. E ancora vediamo sempre nell'ambito delle leggi di questo governo, la legge contestata, se la Merlin sopravvive tra ipocrisie e conquiste. Infatti la decisione della Corte Costituzionale di salvare la legge Merlin era prevedibile per due ragioni. La prima ragione, la Corte sul punto si era già pronunciata più volte. La seconda, una legge può essere inadeguata e nociva, la legge Merlin lo è, ma non per quanto riguarda il contrasto con la Costituzione. E anzi, bene ha fatto la Corte a dare una risposta netta senza suggerire interpretazioni, integrazioni o almeno correzioni. E ancora vediamo per quanto riguarda ancora una volta il reddito di cittadinanza, ecco qua, campagna prima per richieste, domande per il reddito, partenza lenta al 25% dei beneficiari, meno di 1000 euro. E ancora vediamo la notizia di cronaca che ieri abbiamo già dato e ovviamente ha
sconvolto tutti, stupro sulla Circumvesuviana da 20 giorni, a quanto pare, dice la ragazza, ero la loro preda. Preso il branco, sono tutti ragazzi tra i 18 e i 20 anni, il racconto shock della donna, ci avevano già provato, era già finita una volta nel loro mirino, una ventina di giorni fa un tentativo di violenza che purtroppo non era stato denunciato dalla 24enne. Se così fosse stato, forse non sarebbero tornati alla carica l'altro ieri. Hanno detto che volevano chiederle scusa, invece l'hanno violentata. I tre stupratori nella stazione circumvesuviana di San Giorgio a Cremano sono stati immediatamente arrestati. Questa è purtroppo una realtà, un tentativo già compiuto, però che cosa accade? La ragazza non ha denunciato e la domanda è questa. Davvero se avesse denunciato non ci avrebbero riprovato e soprattutto davvero sarebbero stati messi in condizione tale da non riprovarci? Questo è quello su cui vi voglio far riflettere adesso e su cui vorrei riflettere anch'io. Ma andiamo avanti, continuiamo ancora a vedere il primo piano del mattino, la polemica sulla Lega, scuola i bambini, Novax, De Luca non ci sta. Infatti il governatore della Campania De Luca sfida il ministro Salvini. Questi aveva chiesto una deroga per far entrare in classe anche i bambini Novax. Considero gravissima l'affermazione di Salvini, irresponsabile, dice De Luca, da noi in classe solo vaccinati. E ancora vediamo le altre. Altre notizie, verso l'8 marzo, domani è venerdì 8 marzo, gli scioperi e le quote non aiutano le donne. Infatti sarà che si avvicina l'8 marzo, ma anche questi giorni le donne si confermano l'animale più discusso di tutto l'universo, come scrisse quasi un secolo fa Virginia Woolf. Trenitalia ha pensato alle donne quando ha annunciato che ai viaggiatori di Frecciarossa sarebbe stata regalata in omaggio una caramella gelée al limone in occasione della festa delle donne, così come si discute di donne in una trasversale proposta parlamentare. Insomma, domani sicuramente ne vedremo delle belle, ma soprattutto si aprirà un dibattito senza fine, anche perché ci sono due categorie di donne, quelle che pensano ai diritti ancora negati delle donne e si smanicano per andare avanti e soprattutto per combattere contro questa incapacità di riuscire a ottenere i diritti, e poi le altre che non avendo o forse avendo una libertà più o meno fittizia, pensano che la festa della donna sia semplicemente un momento per andare in un locale e festeggiare, ma in realtà ognuno la vede e la vive così come reputa necessario. Ancora vediamo che stasera c'è l'Europa League, cambiamo proprio argomento, andiamo sullo sport, facciamo finta che il Salisburgo sia come la Juve. Ancelotti prova a non caricare oltre il dovuto quella che è diventata la partita più importante della stagione del Napoli. Sarà decisivo il ritorno a Salisburgo, ma questo in uno stadio, il San Paolo, ancora mi vuoto, è una gara da non fallire, va vinta bene senza subire gol per non compromettere il cammino che può portare gli azzurri a giocare la finale di Europa League. Ed infine nella parte bassa della pagina, eccoci qua, vediamo la grande notte tra Re Carletto e San Gennaro, e infatti Ancelotti si rifugia proprio nel santo di Napoli, finora dice ci ha aiutato poco, probabilmente era distratto, adesso San Gennaro pensaci tu. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla stampa, tavola, la resa dei conti nel governo, l'Ocse rivede al ribasso la crescita dell'Italia nel 2019, la recessione col PIL a meno 0,2%. Ed ancora partenza senza code per il reddito di cittadinanza, sia la legittima difesa, strappo nel Movimento 5 Stelle, 25 deputati non votano. È quella poltrona che isola gli italiani. Un mese senza ministro degli affari dell'Unione Europea, una vacanza che ancora pesa proprio sull'Italia. Ed ancora è retromarcia proprio sui diritti delle donne, infatti nei volantini shock del Carroccio, e anche questo lo indagheremo nel corso della giornata, visto che dopo la stagione dei diritti delle donne sembra arrivato il momento del riflusso della poca rivincita di queste donne, e noi credevamo davvero che tutto fosse superato dalla storia, ma a quanto pare la storia la superiamo in altri termini. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su quelli sportivi, andiamo a vedere che cosa raccontano in questa giornata e andiamo a vedere il Corriere dello Sport, che titola proprio così: vergogna, Champions, arbitro e VAR eliminano infatti la Roma, Porto ai quarti grazie a un
rigore alla TV che ignora un fuorigioco. La Moviola nega il penalti della qualificazione giallorossi, finisce 3-1 ai supplementari. Difra al momento però non rischia, è quella che viene definita appunto una partita dalla fine più ingiusta. E la papera di Buffon a casa anche il PSG, ribaltone United, vince 3-1 a Parigi e va avanti, decisivo l'errore di Gigi. E infine ancora una notizia su Icardi, in campo Mr. Wolf, la soluzione del caso affidata adesso all'avvocato Nicoletti. E corsa di Dybala, riecco il Bayern e ancora un'intervista esclusiva, il trio viola, quanta classe. E ancora continuiamo proprio sui quotidiani sportivi, andiamo su Tutto Sport, Roma questo è un furto, Gigi questa è maledizione, Champions, l'arbitro nega un rigore clamoroso ai giallorossi, Porto ai quarti, a Parigi papera di Buffon e pazzesca rimonta United. E nella parte centrale della pagina, ecco qua, vediamo proprio la foto notizia, una Juve per due. Conte con Pirlo, Vice e Zidane si contendono il dopo Allegri, ma su Zizou a sorpresa piomba il Real all'anno zero. Il francese rimanda tutto a giugno, che intrigo, c'è anche Max nei piani di Perez, mentre la Juve punta decisa su Marcelo e Isco. Ed ancora al Toro, altra svolta, primavera in finale di Coppa, è l'ora di Zaha. Ed infine nella parte bassa della pagina, attenta Inter, il caos Icardi può rovinare la tua stagione. Ed infine donne, lo stadium per Juve Fiorentina, ancora azzurre KO ai rigori nella Citrus K. E ancora ci fermiamo qua per qualche momento, abbiamo lasciato le testate nazionali, diamo un po' di spazio alla pubblicità ma ritorniamo subito dopo per vedere i fatti che ci riguardano più da vicino. Non andate via. Took a pill in your bed to show a Fiji I was cool. When I finally got sober, I'm 10 years old. Motherfucker, there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, 'cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know I sang your songs, I sang your songs. I get along with old times, 'cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, 'cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, continuiamo a vedere le notizie che ci arrivano dai quotidiani online, soprattutto quelli relativi alla regione Campania, e andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Si parte dalla cronaca, donna violentata in Circonvesuviana a San Giorgio, fermati 3 ragazzi appena maggiorenni, avevano già tentato di abusare di lei. Infatti la svolta è arrivata nella notte dopo l'esame delle telecamere di videosorveglianza, così è scattato il fermo dei 3 presunti componenti del branco della Circonvesuviana che ha violentato nell'ascensore
ascensore della stazione di San Giorgio una ragazza di 24 anni nel pomeriggio di lunedì. Sono tre ragazzi italiani tra i 18 e i 20 anni residenti nell'area vesuviana per i quali è stato emesso un fermo di polizia giudiziaria. Insomma, una stazione che nonostante le telecamere, nonostante i controlli, sembra essere proprio terra di nessuno. Questo è il problema più grande, visto che in queste stazioni c'è poca tranquillità, poca serenità e soprattutto ci si sente sempre più braccati. Insomma, su questo bisognerebbe puntare e soprattutto andare a verificare se davvero ci sono controlli reali o è tutta apparenza. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo, lasciamo per un momento la cronaca e vediamo a Napoli Teatro Mercadante ipotesi ticket per il vertice. Un direttore artistico, manager per lo stabile Cappuccio, il teatro ha diritto a un suo futuro, io resto al Napoli Festival. Poche parole ma significative e di elegante equidistanza. Il Mercadante ha diritto al suo futuro, rompe il silenzio Ruggero Cappuccio, interrompo questo riservo rispettoso per arrestare voci che non porterebbero da nessuna parte e per confermare che mi piace molto lavorare per il festival, spero di farlo sempre meglio. È appunto così che spiega questa situazione che riguarda un po' la cultura e soprattutto il Mercadante di Napoli. Ancora ci spostiamo proprio sulla Repubblica, andiamo a vedere lo sport, Napoli, Ancelotti attenti a Salisburgo, ma noi vogliamo andare avanti, questa sera infatti si gioca e l'allenatore dice VAR resta uno strumento utile, le cose miglioreranno, non ci saranno scorie dopo la sconfitta contro la Juventus. La prestazione mi conforta e quindi dobbiamo replicare la stessa intensità contro il Salisburgo. Carlo Ancelotti è infatti fiducioso in vista del match di questa sera, valido per l'entrata agli ottavi di finale di Europa League, possiamo indirizzare la qualificazione che poi naturalmente dobbiamo conquistare però in Austria, appunto, dice questo Ancelotti. E ancora vediamo un'altra tematica importante, la mamma di Matteo contro Salvini, non capisco chi è malato come mio figlio non tornerebbe mai in classe. Infatti mamma Sara ha da poco finito di fare il bagnetto al piccolo Matteo, il bambino romano di 8 anni affetto da leucemia, che potrà tornare in classe solo quando un suo compagno avrà ultimato i richiami vaccinali, e con le mani ancora umide la madre del bimbo risponde al telefono su Salvini e la lettera scritta al ministro: mi sono spaventata tanto e ho pensato non è possibile, mi veniva da piangere. Insomma, non ci possono essere due categorie di bambini, una legge va fatta e deve essere rispettata da tutti. Questo è quanto emerge dalle parole della mamma, ma soprattutto da quelli che sono i gesti concreti a cui si dovrebbe arrivare. E ancora vediamo la cronaca, Napoli scure sui furbetti delle primarie, PD ora basta veleni, e infatti vediamo che il PD rialza la testa e apre le porte, il ritrovato entusiasmo dopo anni di ricorsi bollati, litigi, colpi di tessere, sconfitte nelle urne, lo si evince dalle prime parole pubbliche del nuovo segretario regionale Leo Annunziati, emozionato all'esordio con la stampa, lui sindaco di un piccolo comune quale Poggio Marino e scelto dai capi corrente per siglare un lungo compromesso, ha usato parole chiare sui temi dove maggiore è l'ambiguità del Partito Democratico locale. Insomma, un segno vero e proprio di svolta proprio per andare avanti. E ancora vediamo che cosa accade sempre a Napoli in tema e linea di trasporti, presentato infatti il piano dell'EAV per completare entro il 2022 quattro nuove stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli. Si tratta di quattro fermate di competenza della regione Campania e parliamo di Miano, Secondigliano, Di Vittorio e Regina Margherita. Si tratta di stazioni fondamentali per completare l'anello della metro che dovrà nei prossimi anni collegare il centro cittadino all'aeroporto di Capodichino. Sono quattro fermate periferiche, in particolare nell'area nord, che consentiranno anche una riqualificazione della superficie, così come già avvenuto per Scampia. Resta una preoccupazione legata ai cantieri gestiti da Metro Napoli, che accusano un notevole ritardo. L'Europa sta valutando la possibilità di definanziare l'opera, sarebbe un danno enorme, senza che la regione però ne abbia colpa. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sulla provincia di Caserta, apriamo in questo caso il quotidiano online Caserta News e vediamo che si parla di stalking e minacce di morte su Facebook ai vicini, chieste 10 condanne. Un raid incendiario in garage e sassaiola contro le finestre di casa delle vittime, vi dobbiamo uccidere. E infatti minacce di morte, insulti ma anche raid incendiari, autoribaltate e sassaiole, tutto nei confronti di un nucleo familiare che abitava nel loro stesso parco a Caserta. Per questo motivo il PM del Tribunale di Santa Maria
Capo Vetri ha invocato 10 condanne per la gang che ha messo in atto atti persecutori. E infatti vediamo che tutti sono accusati a vario titolo di stalking. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Santa Maria a Capo Vetri, le vittime si sarebbero viste bruciare una motocicletta e devastare un'auto che venne ribaltata, ma anche distruggere i vetri delle finestre di casa in seguito ad una vera e propria sassaiola. A ciò si aggiungevano le minacce di morte sia fatte di persona ma anche con post intimidatori attraverso Facebook, con i protagonisti che in una circostanza hanno postato una foto di loro armati di pistola con un post che lasciava poco spazio all'immaginazione. La guerra è appena cominciata e gli infami devono morire. Ecco, con questo annuncio hanno dichiarato proprio aperta la guerra, ma a quanto pare la giustizia ha fatto il suo corso. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano proprio su Caserta News e vediamo la vicenda che riguarda il sindaco di Aversa. Infatti l'ex sindaco impugna anche il decreto del Presidente della Repubblica e lo vediamo proprio ritratto in questa foto. Nuovo stop al ricorso al TAR Campania contro lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Aversa. Gli avvocati dell'ex sindaco Enrico De Cristofaro e degli altri consiglieri comunali di maggioranza che hanno contestato infatti le dimissioni dei 13 consiglieri comunali per un dubbio relativo alla delega affidata a Paolo Santulli per la consegna del documento al protocollo, hanno chiesto ed ottenuto di rinviare l'udienza rinunciando all'istanza cautelare per presentare un'ulteriore memoria difensiva impugnando il decreto di scioglimento firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato consegnato successivamente al ricorso. Ed ancora vediamo le altre notizie. Ieri c'è stato un ennesimo caso di cronaca e vediamo che cosa è accaduto. Autista dell'autobus aggredito, identificati 3 responsabili, denunciato un ragazzo di 18 anni, continuano le indagini per l'aggressione. Nella gang anche, pensate, un praticante avvocato ed uno studente universitario. E infatti vediamo proprio che sono bastate poche ore di indagine ai carabinieri di Casal di Principe per riuscire ad individuare gli autori dell'aggressione ai danni dell'autista del bus di studenti toscani avvenuta martedì pomeriggio a Casa Pesenna nei pressi di un bene confiscato al clan dei casalesi. Grazie all'ausilio di alcune telecamere presenti in zona, infatti i militari hanno denunciato uno studente di 18 anni per il lancio di uova, mentre le indagini vanno avanti per ricostruire l'aggressione all'autista dell'autobus sul quale viaggiavano gli studenti della provincia di Pisa. Del gruppo facevano parte un praticante avvocato di 29 anni, uno studente universitario di 28 anni e entrambi di San Cipriano, mentre sono ancora ricercate altre 3 persone. La comitiva di studenti è ripartita per ritornare a casa dopo un di grasso che non dimenticheranno sicuramente facilmente, anche se ad avere la peggio è stato l'autista del loro autobus che dopo il lancio di uova è sceso proprio dall'autobus per fermare questi ragazzi visto che stavano incutendo terrore nei ragazzi pisani. Ma ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, vediamo la prima pagina di Caserta News e vediamo quali sono i fatti che vengono rappresentati proprio su questa testata. E vediamo Camorra, la strategia del terrore del figlio del boss, agguati e pestaggi per sconfinare. E ancora vediamo il rinvio a giudizio, morti d'amianto, processo per i vertici Firema. E infatti vediamo che è proprio questo che viene raccontato su questa pagina. Comincerà all'inizio di gennaio del prossimo anno il processo per i vertici della Firema accusati di omicidio colposo, lesioni nei confronti di diversi dipendenti, circa 80 che si sono ammalati di cancro ed in particolare di mesotelioma pleurico legato all'esposizione all'amianto. Il giudice Minio del Tribunale Santa Maria Capo Vetri ha disposto il rinvio a giudizio per Mario Fiore, amministratore delegato della società Officine Casertane, e secondo l'accusa avrebbero a vario titolo causato la morte per tumore o le lesioni in caso di alcuni dipendenti che si sono ammalati e sono sopravvissuti di diversi operatori in quanto non avrebbero adottato le necessarie cautele per evitare rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, determinandone in alcuni casi la morte o addirittura l'invalidità. Insomma, una situazione davvero brutta per queste persone, ma soprattutto nel lungo periodo. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, vediamo la decisione dei giudici per l'Ecocar, qui è stata sospesa l'interdittiva antimafia, la decisione della prefettura dopo la nomina dell'amministratore giudiziario. Ed infine, sempre sul tema della camorra, i verbali del nuovo pentito nel processo contro 28 spacciatori, la DDA li ha depositati nel corso dell'ultima udienza. Ed infine il blitz, ecco qua,
eccoci qua, blitz della finanza in comune dopo l'arrivo degli 007 della prefettura, questo a quanto e quanto è accaduto a Orta di Atella. E per quanto riguarda le notizie in primo piano di oggi della rassegna stampa è tutto, prima di lasciarvi ringrazio come sempre Tecnocampus che offre a noi la possibilità di fare questo momento di informazione, a voi tutti un grazie per essere stati con noi e soprattutto l'augurio di una splendida giornata, soprattutto all'insegno della salute, del sorriso e dell'energia vitale. Mi raccomando, buona giornata a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.